Ciao amici del bosco, vi spiego come fare un impianto acquaponico in 10 passaggi. Mettiamo insieme più elementi, mettiamo insieme l'acqua, l'aria e la terra, il suolo, e quindi è una vera creazione. Spesso ci capita nel momento in cui andiamo a presentare il sistema acquaponico che venga percepito come un qualcosa di macchinoso, mentre in realtà è semplicemente il replicare ciò che avviene in natura. A monte c'è tanta progettazione, c'è anche tanta manualità e quindi rimette in moto il cervello delle persone e le visioni, che sono la cosa più importante. 1. Scegli un luogo adatto. Per la vasca dei pesci e per il biofiltro serve una zona ombreggiata o a nord, mentre per il letto di crescita scegli un luogo soleggiato. 2. Trova una fonte di energia, meglio se rinnovabile naturalmente, ti serve per alimentare la pompa. 3. In questo caso infatti non utilizziamo neanche energia elettrica, perché recuperiamo, incameriamo, utilizziamo quella del sole grazie al sistema fotovoltaico che abbiamo costruito. Raccogli i materiali, meglio se riesci a trovarli di riciclo. Ti servono almeno 4 vasche, una per i pesci, una per il biofiltro, una per coltivare e una di raccolta. Con tutti i materiali che avevi, tipo Lego. 'Abbiamo tutto. Stiamo cercando di capire la disposizione dell'impianto. Disponi e organizza le vasche. Se riesci a metterle in modo da far circolare l'acqua per caduta, ti servirà soltanto una pompa. Materiali di riciclo e creatività. Creatività non riciclata, però. È qua. Sì, dobbiamo riuscire a svitare qua. Questo è qua. Sai che la mia forza è pari a 0. Questa buca servirà per ospitare la cisterna, il fusto che conterrà la pompa, che terrà al suo interno la pompa, che sarà appunto il cuore di tutto l'impianto. Raccoglierà tutta l'acqua proveniente dai letti per rimandarla nuovamente ai pesci, quindi l'acqua che arriverà da questa cisterna sarà acqua completamente fitodepurata. Adesso lo taglieremo in questo punto, in modo tale che il troppo pieno della vasca, diciamo, sia in un punto più alto e possa scaricare per gravità nella vasca di raccolta. Allora, qui facciamo un'aiuola con la terra di recupero che stiamo scavando per sistemare l'impianto di acquaponico. Qui avremo una zona protetta dove si potrà coltivare bene anche quando fa un po' più freddo. Ho utilizzato i meravigliosi rami di pino, quindi le curve sono tutte molto dolci e naturali e quindi è anche bellissimo. Crea i collegamenti idraulici tra le vasche, ovvero il tuo sistema di tubi che trasporterà l'acqua da una vasca all'altra. Stanno preparando i buchi che servono per far passare i tubi che per caduta portano l'acqua nella vasca qua di coltivazione. E dopo ci sarà una pompa che riporterà l'acqua in alto, quindi il ciclo è chiuso e non si spreca acqua. Per forare le vasche andremo a utilizzare l'energia che stiamo accumulando dall'impianto fotovoltaico. Lava l'argilla espansa, la dovrai inserire nel tuo biofiltro, ma non dovrà esserci troppa polvere. 6. Bisogna pulire l'argilla perché ha tutti i residui
diciamo di polvere dovuto appunto allo sfregamento fra i vari pezzi di argilla, che se non tolti, almeno se non tolti in gran quantità, possono causare un problema, e perché possono andare a irritare le branche dei pesci. Oh ragazzi, si è riempita, eh? Ecco, finita. Ma è finita l'acqua del deposito? Allora, adesso costruiremo il sistema di scarico di questo letto di crescita che andiamo a riempire con l'argilla espansa. Questo sistema di scarico è costituito da un elemento a T che si posizionerà più o meno a questa altezza. In poche parole, l'acqua entrerà dall'alto, riempirà il fondo, passerà da questa vasca a questa che è un grow bed, un letto di crescita. Esce da lì, quindi l'acqua non va oltre il buco. Esatto, il buco e andrà che è nella vasca. Per scendere giù. Perché questi raccordi, diciamo, sono dotati di guarnizioni, okay. Io monto l'elemento in questo modo, poi infilo all'interno del morsetto in gomma che abbiamo inserito prima, okay. Quando riempiremo questa vasca, quindi l'acqua per fuoriuscire appunto da questo buco di troppo pieno che abbiamo realizzato, e stabilirà appunto il livello dell'acqua all'interno della vasca. L'acqua verrà pescata per via di questo elemento che abbiamo costruito, questa sorta di T, l'acqua verrà pescata dal fondo, perché per vasi comunicanti, come dicevo, l'acqua entrerà nel tubo e poi fuoriuscirà dal buco di troppo pieno. Sono meravigliata perché addirittura ho scoperto che qui in questo letto di argilla espansa vivranno anche i lombrichi, anzi staranno benissimo e si moltiplicheranno. 7. Collega la pompa e gli altri eventuali elementi dell'impianto elettrico. Prova pompa, sì, dobbiamo alimentare questa pompa dell'impianto acquaponico con il sistema fotovoltaico a cumulo. Abbiamo 30 watt di potenza, 2000 litri l'ora, una prevalenza massima di 2,4 metri. Ah, direi che abbiamo preso una Ferrari di pompa. E se muori folgorato io non c'entro niente. Ok. Quindi muoio folgorato io, giusto? In diretta? Sì. 8. Fai partire il sistema, comincia a far circolare l'acqua. Se hai utilizzato un'acqua clorata, aspetta qualche giorno perché si dissolva tutto il cloro, altrimenti puoi iniziare ad introdurre qualche lumachina. Sono piccole ma diventeranno anche grandi. Sì, queste diventeranno più o meno così. Sono sempre molto felice ed emozionata quando arrivano nuovi abitanti nei miei sistemi. E adesso qui intanto arrivano le lumachine, poi arriveranno anche i pesci. Eccola! Ed acqua buonica! Eccola! Ah, è arrivata? Sì. Sono contentissima! Che bello! La cosa più bella che non avevo pensato è il rumore dell'acqua! È arrivata di là, guarda! Abbiamo una portata di 630 litri ora. Questi sistemi, essendo a ciclo chiuso, cioè nonostante vediamo continuamente acqua scorrere, in realtà è sempre la stessa acqua che continuamente passa da quello che noi chiamiamo vasca di raccolta, la vasca dei pesci e via dicendo, insomma, in tutti gli elementi. In un ciclo chiuso che permette di risparmiare fino anche al 98% di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale, quindi quella che perdiamo dal sistema è solo dovuta all'evaporazione. È importante, diciamo così, che l'acqua sia ben ossigenata, perché le radici delle piante che affonderanno le loro appunto radici in quest'acqua hanno bisogno di ossigeno. 9. Aspetta che arrivino i batteri, il biofiltro si deve attivare prima di inserire i pesci. È molto importante che all'interno di questi impianti, in particolar modo dell'acqua, ma in realtà in tutto l'impianto, quindi anche sulle pareti delle vasche, nei tubi, eccetera, si formi vita, una gran biodiversità di vita dal punto di vista microbico, ovvero batteri, funghi, nematodi, virus, in quanto la biodiversità aiuta tantissimo gli organismi presenti all'interno di questo impianto, ovvero piante e pesci prevalentemente, a vivere in salute, perché questa biodiversità microbica stimola tantissimo le loro difese immunitarie. Quindi in questo modo loro saranno sempre pronti a difendersi
qualora dovesse arrivare un patogeno o comunque qualcosa che tende a dare fastidio. Ecco. Bisogna dar modo ai batteri di poterli farli sviluppare nel modo più adeguato, in modo tale che nel momento in cui noi andremo ad aggiungere una biomassa, quindi comunque delle specie ittiche, dei pesci, questi batteri saranno in grado di convertire l'ammoniaca prodotta dai pesci, prima i nitriti e poi i nitrati, che verranno infine assorbiti dalle piante. 10. Finalmente puoi inserire piante e pesci, ma devi aspettare almeno un mese. Questi sono questi alveari di crescita delle piantine, tutti quanti recuperati. Sono stati messi in maniera proprio esatta, anche con dei pezzetti proprio per tenerli fermi, in modo che sotto c'è l'acqua, ma sopra il piano rimane stabile. Quindi io posso facilmente, magari con della fibra di cocco che me le fa stare in piedi, inserire le piantine che poi cresceranno qua. Le piante crescono all'interno di questi sistemi col fatto che hanno tutti i nutrimenti a disposizione immediatamente in acqua, hanno una crescita più veloce, un sapore più forte, hanno un sapore più deciso, dei profumi più esaltati. Questi sistemi sono molto importanti nell'applicazione urbana. Può essere riportato con coscienza all'interno delle città e può diventare veramente una molla per cambiare l'idea che la città deve essere per forza improduttiva. Eravamo completamente all'oscuro sia di cosa dovevamo costruire, sia dei materiali, quindi tutto. Alla fine è stato bello proprio per questo, che diciamo, ci siamo messi un attimo alla prova, sia da un punto di vista diciamo costruttivo, ma anche da un punto di vista di creatività poi nell'assemblare il tutto. Grazie di aver visto il video, spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Per altri approfondimenti seguite gli amici di Aquaponic Design. Grazie, ci vediamo al prossimo. Ciao acquaponici! Ciao amici del bosco!